passato l'esame teorico senza alcuna difficoltà. Complimenti, non hai fatto nessun errore. Bravo. Però adesso ci dobbiamo mettere sotto con le guide, perché se non sbaglio hai ancora qualche difficoltà, vero? Infatti, dai, salta su. Entra in macchina, che cominciamo subito. Bene, adesso io non ti dico nulla, voglio vedere se ti ricordi cosa devi fare. Deve essere adeguata, non la mia che sto dal lato passeggero, ma la tua che stai dal lato guidatore. Quindi devi regolarlo in base alla tua visuale, non alla mia. Perfetto. Adesso passiamo al sinistro. Specchietto sinistro, forza, regola anche quello. Fondamentale, dai, è fondamentale la cintura di sicurezza, e ci voleva tanto la cintura di sicurezza, mi raccomando, è importantissima, non dimenticarla mai, soprattutto in fase d'esame pratico, perché là sei rovinato se non indossi la cintura di sicurezza. Se parti senza cintura di sicurezza all'esame pratico sei rovinato. Mi raccomando, sempre la cintura di sicurezza. Dunque, cintura di sicurezza. E dopodiché stacchiamo il freno a mano. Perfetto. E accendiamo l'auto. Aspetta, 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 aspetta. Cosa stai facendo? Hai guardato il cambio? È in prima l'auto. Cosa devi fare? Mettere in folle, quindi frizione, folle, prima di accendere l'auto. Lasci il cambio in posizione di folle e giri la chiave per accendere l'auto. Perfetto, bravissimo, perfetto, ok. Accesa l'auto, cosa facciamo? Frizione, bravo, premi la frizione, ingrana la prima. Adesso, come ti ho insegnato io, piano piano vai mollando la frizione e vai premendo allo stesso tempo sul pedale dell'acceleratore. Vai, 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 piano, 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 piano. Ok, perfetto, 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 perfetto. Hai visto? Bravissimo. Non si è neanche spenta. Bravo, bravo. Vai, vai dritto, vai dritto. Bravo, bravo. Mi raccomando, le mani sullo sterzo. Le mani sullo sterzo, ben salde. Vai, vai, piano piano, con le mani sullo sterzo ben salde. Questa è l'unica mano che si stacca dallo sterzo nel momento in cui cambia la marcia. Ma la mano sinistra deve stare sempre salda. Mi raccomando, mi raccomando. Quindi, mani ben salde, bravo, continua così, dritto, 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 dritto. Arriviamo in prossimità di quell'albero.
sei stato bravissimo. Perfetto, perfetto. Adesso stop, stop, stop. Qua, qua, fermati qua. Mi raccomando, frizione, frizione. Piano piano, il freno, piano piano, piano piano, piano piano, piano. Ok, perfetto, bravissimo. Oh, sei stato sensazionale. Tieni la frizione premuta. Gira la chiave, spegni l'auto. Perfetto, grandioso, bravo, benissimo, sul rettilineo te la sei cavata. Adesso, prima di ricominciare a muoverci e quindi a provare a svoltare a destra, a sinistra, a fare retromarcia, inversioni, eccetera, 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 voglio sapere alcune cose, tra virgolette, ad accendere le luci di quest'auto. Cosa mi rispondi? Cosa mi indichi più che altro sul cruscotto? Benissimo, bravo, questa manopola, bravissimo. Però io vedo che ci sono quattro posizioni. A cosa corrisponde ognuna di esse? La prima posizione, ad esempio. Luci di posizione, bravissimo. Servono a perfetto, bravo, a mostrare la posizione della propria vettura agli altri guidatori. Perfetto. Poi se ruotiamo la manopola una posizione più in su, cosa attiviamo? Gli anabbaglianti, bravissimo. E a cosa servono gli anabbaglianti? Perfetto. Gli anabbaglianti si utilizzano quando l'auto è in movimento in condizioni di scarsa luce, quindi durante la notte o quando c'è poca luce. Perfetto. Però, c'è un però, vediamo se te lo ricordi. Perfetto, bravo, bravo. In autostrada e nelle strade extraurbane vanno utilizzati anche in pieno giorno. Perfetto, bravissimo. Poi, dopo gli anabbaglianti, cosa abbiamo? Gli abbaglianti che servono ad illuminare in profondità. Bravissimo, bravo, bravo, ok. E se io ti dicessi, attivami i vari vendinebbia? Questo tasto qui, bravissimo. Passiamo adesso alle spie. Questa che spia è? Ah, non è la spia del carburante, attenzione. La spia dell'olio. Ecco, questa è la spia dell'olio. La spia del carburante è questa. Ok, perfetto. Quest'altra. Questa cos'è? Dai, forza. La spia della temperatura, cosa indica questa? Se si accende o c'è mancanza di liquido e quindi si deve aggiungere. Naturalmente a motore freddo, questo lo sai benissimo, eh? Oppure ci sono dei problemi e quindi è necessario far controllare l'auto. Ci siamo? Perfetto. Quest'altra spia invece, cos'è? La spia del motore, perfetto. Quando si accende questa? Di norma si accende soltanto all'avvio dell'auto. Sì, questo lo sappiamo. In quali altri casi si può accendere? Quando ci sono dei problemi al motore, perfetto. Quindi molta attenzione, bravo comunque, bravo, bravo. Queste altre due, questa. Questa è la spia di questo punto esclamativo, sì. Cosa indica? Indica che è inserito il freno a mano. Quindi se vedi questa spia, devi disinserire il freno a mano, giusto? Lo sai. E dillo, se lo sai, dillo. Tranquillo, qua non sei sotto esame. Non sei sotto esame, come? Hai
mai superato il teorico senza fare alcun errore e adesso ti preoccupi, qua non siamo sotto esame, ci sono io che ti sto insegnando le cose, tranquillo, vai tranquillo, quest'ultima spia, la spia della batteria, e dai, questa è semplicissima, si vede, una forma di batteria, la spia. Va bene, dai, metti di nuovo in moto e partiamo. Non sto qui a farti domande sugli indicatori a lancetta, li conosci benissimo. Dunque, adesso proviamo a fare le svolte sia a destra che a sinistra. Metti di nuovo in moto. Mi raccomando, attenzione al cambio, eh. La macchina è in prima, quindi cosa devi fare prima di accendere? Frizione, cambio in folle e poi giri la chiave, accendi, perfetto, bravissimo, di nuovo frizione, ingrani la prima e via, perfetto, mi raccomando sempre mani salde sul volante come ti ho già detto, perfetto, vai 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 vai, continua ad andare dritto, adesso vedi quella panchina laggiù, tra 20 metri, 30 metri circa, ok, un po' prima della panchina, svolti a sinistra, poi fai un'inversione ad U e torni indietro, vai adesso, bravo, perfetto, rallenta, bravo, 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 perfetto, adesso torniamo indietro, vai, è arrivato di nuovo al punto di partenza, da dove siamo partiti, laggiù, mi svolti questa volta a destra, vai, vai, perfetto, bravissimo, bravissimo, bravo, perfetto, ok, adesso indicatore di direzione e svolta a destra, perfetto, stessa cosa, inversione ad U e torniamo indietro, perfetto, ok, fermo, fermo qui, stop, frizione, gira la chiave, stop, perfetto. Benissimo, per quanto riguarda la svolta a destra e a sinistra, sei stato molto bravo, sei riuscito anche a fare delle inversioni ad U, bravo, bravo, veramente bravo. Adesso alziamo l'asticella, perché naturalmente non possiamo stare sempre a guidare all'interno di questo cortile, dobbiamo andare anche per strada in mezzo al traffico, è normale. Dunque, adesso arriviamo fin laggiù, metti in moto di nuovo, arriviamo fin laggiù e poi usciamo dal cancello e ci mettiamo in strada. Non ti preoccupare, se dovessi andare nel pallone ci sono qui io, gestisco anch'io con i pedali, freno e frizione, vai tranquillo. Tu devi soltanto pensare alla strada e ai comandi dell'auto, mi raccomando, eh. Una cosa, durante il tragitto ti chiederò di svoltare in dei punti. Tu, ovviamente, in base ai cartelli stradali, mi saprai dire se è possibile farlo o meno. Ciò mi serve per testare la tua attenzione su strada. Mi raccomando, eh. Dunque, procediamo. Di nuovo, metti in moto. Bravissimo, perfetto. Arriva fino al cancello e poi esci. Ora svolta a destra, svolta di qua, perfetto, mettiti qua in questa strada. Mi raccomando, dove ci sono strisce pedonali, rallenta, guarda a destra, guarda a sinistra e se non ci sono pedoni che devono attraversare, puoi procedere. Ok? Perfetto. Bravissimo. Bravissimo. Ok. Allora, svoltami qua a sinistra. Non puoi, perfetto, bravo, non puoi perché? Perché quello è divieto di accesso, quindi tira dritto, bravissimo, bravissimo, ok, perfetto, non avevo dubbi, non avevo dubbi, questo mi serve per testare la tua attenzione su strada, ricorda, ok, tira dritto. Semaforo rosso, ferma, perfetto, prima della striscia d'arresto,
Pensavo avessi qualche problema in più nelle guide pratiche, invece no, mi devo ricredere, sei molto bravo. Verde, puoi procedere. Ok, perfetto. Adesso mi svolti qui a destra. Questa freccia lunga cosa significa? Senso unico, bravissimo. Bravissimo, perché molti lo confondono col senso obbligatorio. Svolta obbligatoria. Qual è il simbolo della svolta obbligatoria? Perfetto, il cerchio con le frecce, perfetto. Quindi svolta obbligatoria a destra, svolta obbligatoria a sinistra. È obbligo di andare dritto, perfetto, va bene. Adesso svolta di nuovo a sinistra. Strisce pedonali, attenzione, facciamo passare il pedone. Bravissimo. Facciamo passare il signore e procediamo. Adesso, subito dopo le strisce, svolta a sinistra. Ok, perfetto. Perfetto, bravissimo. Torniamo indietro. Sei stato abbastanza bravo, eh? Sei stato abbastanza bravo. Torniamo indietro. Ok. Perfetto. Gira di nuovo a sinistra. Questa strada, se io ti dicessi di girare a destra, non lo puoi fare perché è senso unico dall'altra parte e qua c'è il divieto. Bravissimo. Quindi giriamo a sinistra di nuovo e siamo arrivati. Ok, entra dal cancello, perfetto, bravissimo. Entriamo di nuovo nel cortile. Ok, fermati qui, ti puoi fermare anche qui. Frizione, freno. Bravissimo, ok. Spegni l'auto. Bene, freno a mano. Ok. Devo dire che sei stato molto bravo anche ad ingranare le altre marce, seconda, terza. Bravo, bravo, devo dire. Certo, non abbiamo avuto necessità di ingranare la quarta perché città, ovviamente, la velocità è quella che è. Quindi va bene così, dai. Secondo me bastano un paio di altre guide e sei a posto. Puoi presentarti all'esame pratico tranquillamente. Sei molto bravo, devo dire, sei molto bravo. Sì, non ci sono problemi. Quindi un paio di altre guide e vai liscio come l'olio. Va bene, allora rimaniamo che ci vediamo venerdì prossimo, sempre.